Benvenuti al nuovo appuntamento di ETV Marche in collaborazione con Confindustria Macerata. Coffee Break Con vuole essere un momento di pausa e riflessione sul mondo imprenditoriale marchigiano, andando a scoprire e a conoscere eccellenze e tipicità della manifattura di casa nostra attraverso le tante realtà che si sviluppano tra tradizione e innovazione. Scopriamo ora con Manuela Berardinelli chi ci offre il caffè questa settimana. Siamo qui con Mauro Quacquarini dell'azienda Quacquarini. Grazie per averci ospitato e per questo caffè. Come nasce l'idea di fare un'azienda dolciaria? Prima di tutto grazie a voi che ci fate questo regalo della vostra presenza. L'idea della dolciaria nasce dalla nuova generazione di noi figli. Noi abbiamo ereditato da nostro padre l'azienda agricola produttrice di vernaccio Alberto Quacquarini. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 60 anni di storia. La dolciaria nasce nel 1989, io avevo 19 anni, perché volevamo fare qualcosa in proprio, realizzare qualcosa di nostro. Oggi come oggi la dolciaria è molto ma molto più grande dell'azienda agricola, e a livello di fatturato, a livello di valore no, perché l'azienda agricola ha un patrimonio immenso, ma a livello di fatturato ormai l'azienda dolciaria sta molto ma molto più avanti. E nasce piano piano, come tutte le cose, perché mi diceva un vecchio conoscente di Serra Petrona, sai, quelle persone sagge, io ero sempre abbastanza frettoloso sulle cose, no? alla giovane età, e mi diceva: Mauro, calma, che le cose si fanno o con i tanti soldi o con i tanti anni. E la prima soluzione non c'era, perché tanti soldi non ce l'avevamo, per cui l'abbiamo creata piano piano. Siamo partiti con la produzione dei turroni, poi abbiamo fatto le prime temperatrici, per cui con le prime temperatrici che dovevamo fare la copertura del torrone abbiamo fatto i primi cioccolatini, poi la biscotteria, poi il panettone, tutti questi prodotti naturalmente sono stati testati, analizzati, le scadenze, per cui non è che uno parte domani iniziamo a fare il panettone, magari ci vogliono 3 anni prima di uscire con un prodotto. A proposito di panettone, è veramente talmente buono, non è che voglio, non lo dico per piaggeria, ma è talmente buono che si potrebbe veramente mangiare tutto l'anno. Grazie. E noi abbiamo puntato tutto sulla qualità. Tutto sulla qualità, qualità totale, dalle materie prime a tutte le fasi di lavorazione. La nostra non è un'industria dolciaria, ma è un grande laboratorio di pasticceria. Ancora tutte le fasi vengono tutte manuali, perché cambiare il processo produttivo significa ad andare a interferire su dei processi di produzione, per cui anche sulla qualità. Voi state anche in un territorio dell'entroterra, che ahimè no, è stato anche penalizzato dagli eventi sismici, da cui ancora sembra che facciamo fatica ad uscire, no, globalmente come territorio. In più rimane anche una difficoltà proprio di piccola impresa a livello nazionale, no? La crisi sembra che ancora non abbia messo la parola fine. Qual è il segreto perché un'azienda non solo duri 60 anni, ma vada avanti, rimanga, ma vada avanti e sia di successo? Quando abbiamo fatto il primo laboratorio, l'abbiamo fatto qua a Serra Petrona perché giocavamo in casa e gli spazi li avevamo, abbiamo fatto il primo laboratorio. Ma successivamente, quando abbiamo fatto la prima sede dolciaria, l'ampliamento e quant'altro, tutti i consulenti, tutte le persone ci sconsigliavano di farlo qua a Serra Petrona, ma di farlo su posti più facili, dove la logistica è più semplice. Certo. Però io non ci ho mai pensato un attimo di spostarmi da qua. Non ci ho mai pensato un attimo, perché credo molto non soltanto all'azienda, ma alla valorizzazione di un territorio. Noi abbiamo un cognome che è molto legato a Serra Petrona, con la vernaccia di Serra Petrona. La dolciaria l'abbiamo chiamata Quacquarini, per cui c'è questo binomio Quacquarini-Serra Petrona che è molto forte, è molto stretto.
Chi viene qua a Serrapetrone a vedere dove siamo collocati e dove abbiamo l'azienda, che è un paradiso, si innamora perché valorizzare un'azienda secondo me non è soltanto valorizzare il prodotto fine a se stesso, ma è valorizzare un territorio, tutto ciò che circonda l'azienda dove opera, ma con i dipendenti, con le risorse umane, con tutto deve essere così, perché secondo me è fondamentale. Se avesse la possibilità di, non dico di avere una bacchetta magica, ma comunque di chiedere alcune cose, penso alla politica in senso generale, cosa chiederebbe per, non solo per la sua impresa, per le imprese in genere? Cosa manca? Secondo me una parola che poi coinvolge un po' tanti aspetti, la praticità. La praticità nella burocrazia, perché alla fine penso che tutta la conclusione di tutta la burocrazia che c'è si può risolvere in maniera molto molto più semplice, forse anche meglio di tutte le pratiche che bisogna risolvere oggi. La praticità nella scuola, rifare una riforma scolastica drastica, quinta media e 3 anni di superiore, perché fatta la quinta media uno ha la possibilità di scegliere l'indirizzo a un'età più matura, 16 anni, piuttosto che a 13 anni, 14 anni. Essere meno individualisti, ma essere più per il collettivo, per la società, e pertanto essere più pratici anche in questo. Cioè, secondo me la praticità è una parola che raccoglie talmente tante cose che manca questo. Un'ultima domanda, c'è un sogno nel cassetto per Mauro Quacquarini? Il sogno nel cassetto in parte, metà cassetto, mi sento di averlo realizzato e sono molto soddisfatto. Sono arrivato a 50 anni e guardandomi alle spalle molte cose che avevo in mente le ho realizzate. Stavo parlando stamattina anche con mia sorella Monica. Noi abbiamo aperto ultimamente l'Emporio Quacquarini a Civitanova Marche, no? Dove è un punto vendita marchiato Quacquarini, per cui fuori c'è scritto Emporio Quacquarini, ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo proprio tutto di noi, e anche parte ristorazione, aperitivo, ristorazione la sera. Un locale dove io avevo in mente un format e tutti mi sconsigliavano questo format, perché era un format molto monotematico, cioè Quacquarini, i vini solo Quacquarini, per cui non c'è birra, non ci sono bibite, i prodotti, il menù, c'è cioè un menù degustazione fisso, per cui quasi imponiamo noi. Nonostante tutto questo ci sta dando molte molte soddisfazioni, perché stiamo lavorando a ritmo pieno. Forse ci mancano un po' di spazi, perché soprattutto il sabato e la domenica. Vedere realizzare la nostra azienda dolciaria come un'azienda che già l'abbiamo abbastanza avviata, di qualità. Cioè chi prende un prodotto Quacquarini sa che prende, deve essere certo che prende un prodotto di qualità, dove non ci possiamo assolutamente permettere di sbagliare. E sempre di più andare sul mercato con negozi esclusivisti. Quello è il mio sogno, l'altra parte del cassetto. Bene, noi le auguriamo ovviamente che questo sogno si realizzi, ma si realizzerà sicuramente, conoscendo la sua determinazione e la sua grande professionalità. Ringraziamo Mauro Quacquarini e l'azienda Quacquarini di Serrapetrona per questo buonissimo caffè, per gli squisiti dolci, ma soprattutto per averci raccontato uno spaccato di vita e di azienda di successo. Grazie mille. Grazie a voi. Si chiude così un'altra puntata di Coffee Break con il nuovo format di ATV Marche dedicato alle storie delle imprese e degli imprenditori maceratesi. La prossima settimana andremo a scoprire un'altra azienda del settore ristorazione che esporta forse il prodotto marchigiano più conosciuto al mondo. Curiosi? Non perdete allora la prossima puntata di Coffee Break con